siamo esterrefatti nel merito della valutazione, perché noi pensavamo che entrasse nel metodo, cioè magari all'interno delle tante procedure fatte qualcosa si poteva sbagliare, ma no che fossero sbagliati i progetti tecnici così come sono stati, io superficialmente ho letto la sentenza, evidenziati, perché con tutti i tecnici che avevano presentato i progetti, dai ministeri all'ENAC, per passare da tantissimi professionisti, che di tutti gli organi del nostro Stato, ci sia il Tribunale della Regione, rispettabilissimo, che abbia fatto una valutazione superiore a loro, tecnicamente mi sembra oggettivamente da punto di domanda. Sarà fatto ricorso al Consiglio di Stato, quindi vedremo come. Sì, ho letto anch'io, la società si sta già organizzando per fare ricorso, giustamente, vediamo, chiede anche la sospensiva. Noi comunque, come si dice in maniera sana, lotteremo perché questa infrastruttura è importante per le imprese a cui stiamo chiedendo di non desistere, ma quelle che stavano arrivando che aspettino a fare delle scelte diverse, quelle che vogliono andare via di aspettare e andare via, ma abbiamo dei cittadini, non sono ultimi all'economia, che devono essere rispettati, e mi sembra attualmente nessuno li abbia considerati.